Buonasera, iniziamo il test driver di questa Ford Focus C-Max 1600 HDI, motore PSA, derivazione Citroen, lo montano tutte le Ford, le Citroen ovviamente, le Mini, motore molto diffuso, le Volvo, motore a bassi consumi, buone prestazioni, è molto robusto. Allora, accendiamola, facciamo fare il check, ha fatto tutto il check, tutte le spie e tutte si sono regolarmente spente. Ha percorso 92.000 km. Vediamo tutto, abbiamo allineata, funziona a mano elettronico. Questa è la versione quella più accessoriata, credo, che vedo tutti e quattro i elettrici, comandi al volante, il cruise control. Anche in frenata, motore brillante, tira molto bene, non fa fumo, proviamo gli avvallamenti delle sospensioni, molto bene, macchina ben in sesto, non moriamo mai, le sospensioni hanno frenato benissimo. Anche i freni senza freno motore, molto bene anche i freni. Adesso proviamo tutte le marce partendo dalla prima. La frizione, se riusciamo a mettere il freno a mano, si dovrebbe mantenere molto bene anche la frizione. La slitta non fa rumori anomali. Poi vediamo i veri elettrici posteriori. Ok, funzionano entrambi, gli anteriori. Bene anche gli anteriori. La registrazione di specchietti, siamo sul sinistro e funziona, andiamo sul destro e funziona anche il destro. Poi luci, ok, frecce, tergi cristalli. Questo è il climatizzatore elettronico Bizona. Spostamenti, anche gli spostamenti dell'aria, prima d'ora anteriore, perfetto. Funziona perfettamente la radio. Che cosa? Non possiamo sentire la musica perché col copyright bloccherebbe il video. Ci servirebbe qualcosa. Allora, da qui si cambiano le stazioni anche, giusto? Mod 7. Allora 7. Questo è mod. Ok, infatti il mod le cambia.
Anche i comandi al volante funzionano. Funziona. Direi tutto perfettamente. Internamente tutto in buono stato, anche il volante in pelle, tutta la console centrale, i sedili anche sono sani, questa è solo una piega della seduta. Anche dietro sono in buono stato, ai tavolini e anche le tendine posteriori. Il vano bagaglio è molto grande, i sedili posteriori sono tutti registrabili. Esternamente la vernice è ben lucente, le linee sono perfettamente parallele, non ci sono segni particolari. C'è un segno da parcheggio qui sotto. La carrozzeria in buone condizioni, anche i fari sono ben lucidi. Allora, vediamo le gomme, ad occhio sembrano molto buone. Anteriore destra, 6 e 8 posteriore destra, sei e sette posteriore sinistra, 7 anteriore sinistra. Motore molto silenzioso, equilibrato, confermo il buono stato della vettura, perfettamente in linea con l'anno e il chilometraggio, di solito 92.000 km.